Questo programma è offerto da Yogurt Mila, acqua minerale Nerea, tonno Nostromo, prosciutto cotto Rovagnati, Segafredo Zanetti, intermezzo, siciliani, Villani, mortadella Lo Santo. Disperazione. Oggi 15 maggio 2014, giovedì, vi è piaciuta la sfida ai fornelli tra Padalino e Rabaglietti? Vi è piaciuta? Sicuramente. Anche è bellissimo quando mi chiamate e mi dite, durante la trasmissione che è registrata, è bellissimo ricevere la chiamata e dire, perché non chiedi a Padalino cosa devo chiedere? È registrata la trasmissione. Vabbè. Un attestato di stima va a Lino Rabaglietti, perché dall'infermeria dello Zaccheria ai fornelli della Convivio, sì, sì, è stato bravissimo, è stato veramente bravissimo anche. Vediamo oggi la nostra Gazzetta di Capitanata. Stop all'abbandono, Piazza Mercato sarà riqualificata, c'è il sì della soprintendenza e il finanziamento della Fondazione Banca del Monte, questa fantastica cantiere, sta schifezza, diciamolo, perché questa Piazza Mercato, signori, è una schifezza, fa veramente schifo. Ma sarà di riqualificata per fa che cosa? Sembra un bordello di Pigalle, del rione a luci rosse di Parigi. Vabbè, fa schifo, diciamocelo, Foggiani, la struttura di Piazza Mercato fa schifo. Mo riqualifichiamola, non riqualifichiamola, fa comunque schifo. Vabbè, poi un'altra cosa che fa schifo oggi, ecco qua, dal Gargano alle Tremiti, ammainata la bandiera blu, l'avevamo già detto due giorni fa, il Gargano, la provincia di Foggia, non ha neanche una bandiera blu quest'anno. Rodi ha perso le ultime due, lo scrive Filippo Santigliano in questo editoriale della Gazzetta. Poi questa è un'altra notizia di un'altra. Riapre il cantiere proprio. Riapre il cantiere, ma avete fatto schifo lo stesso, eh? Riapre il cantiere del Teatro Giordano. Saranno 10 anni che il Teatro Giordano è chiuso. Bravi, complimenti, avete fatto schifo. Complimenti al sindaco. Complimenti al sindaco. Esatto. Che il Teatro Petruzzelli nel frattempo è stato bruciato, ricostruito. Il Teatro La Fenice a Venezia. È stato bruciato, l'anno dopo era già ospitava già la stagione teatrale. Noi abbiamo questo simpatico teatro, ma invece di fare il teatrino, la saletta veramente questo teatro, eh? Sindaco, vuota la saletta sto teatro. Metti dei biliardini, non lo so. Vabbè, se no ci mettiamo due biliardini, almeno si fa qualcosa. Comunque, quello che stiamo sentendo in questa campagna elettorale, nessun candidato escluso, sono stronzate, si può dire stronzate? Stiamo sentendo tante di quelle chiacchiere. Cambiamo Foggia. No, la cosa assurda è che un candidato consigliere, ho sentito che ha detto che al villaggio artigiani vuole costruire la più grande zona industriale della Puglia. Sì, del mondo, sì. Vabbè, basta dire fesserie, i foggiani si sono scocciati. Oh, e basta. Oh, la campagna elettorale, fate due pezzettini di asfalto, tornate in giro, andate in giro per Foggia, Foggia fa schifo. Oh, basta. Oggi siamo arrabbiati. Oh. Mio figlio profetico, la madre racconta Paz, ovviamente parliamo di Andrea Pazienza, intitolato Andrea Pazienza, il palazzetto dell'arte. Oh, una cosa culturale che cosa è? Vabbè, lasciamo perdere. Poi ecco, il Foggia fa festa con i detenuti, partitella e abbracci per la Serie C.
Padalino, iniziative che fanno crescere, noi sempre a disposizione. I rossoneri accolti nella casa circondariale nell'ambito di un progetto. E poi la Serie D, Manfredonia, Vadacca, Calabro o Chiricallo. Il Manfredonia naviga a vista, ma la società ha tre opzioni per la guida tecnica. Ah, Ciccone del Carabelle, ecco qua, Piazza d'Onore, secondo nella classifica marcatori dopo Pica, dopo il barese Pica, complimenti a Ciccone del Carabelle, complimenti. Bene, allora, oggi andiamo a vedere che cosa si mangia, oh, le cozze, eccole qua, allora ecco ce l'avete qui. Le cozze? Ecco qua, che cosa è di buono questo? Allora, questo è. Questa è una paella. È vero, è una paella. Ecco qua, la tipica paella valenziana, anche qui al Combi. Ci sono, c'è la carne, c'è il pescado, come dicono gli spagnoli. Quindi ci sono i gamberi, c'è questo, questa guarnizione di glassa all'aceto balsamico, poi ci sono queste code di gamberi, quindi la paella la potete gustare ovviamente al Combi di via Mastelloni e via o a quello di via Isonzo. Andiamo a signora, vedere. Vi piace la paella? Niente, la signora neanche la padella. Niente. Alla signora piace la padella vuota. Oh, un'altra simpaticissima trovata. Eccola qua, 80 euro anche ai disoccupati. Dove li prenderà? Dovete spiegare a Renzi che i soldi del Monopoli non valgono. Cioè, i soldi del Monopoli non c'entrano. 80 euro e Renzi nel sud, escludere dal patto di stabilità gli euro investimenti. Vendola. Ma se aspettiamo il via libera dall'Europa siamo spacciati. Chiacchiere, tutte chiacchiere. Governo, si allarga la platea dei beneficiari IRPEF, aumenti anche per i cassintegrati. Benefici agli eredi in caso di morte, soldi a tutti, soldi anche agli ospiti di Combi, ai bravi presentatori. Renzi avrà soldi per tutti, anche c'è per zio me. Paperone sulla bancona. Buon per lui. Vabbè, lasciamo perdere, ma basta. Basta. Oggi a Manfredonia proprio... è una brutta notizia. Ecco, il deficientone, parliamo del deficientone Manfredonia. Allora, non voleva più il cane quest'uomo. Allora, che ha fatto? Lo ha legato alla macchina e lo ha trascinato per chilometri. Ma sì, proprio fes, bisogna dirlo. Il cane, ovviamente, non è morto, fortunatamente. Non è morto, ma perché alcuni passanti lo hanno fermato, poi è stata contattata l'EMPA, complimenti all'EMPA, la sezione di Manfredonia, e hanno salvato questa povera bestia che ovviamente era piena di abrasioni e spaventata. Cioè, tu non vuoi il cane? Lo attacchi alla macchina e lo fai correre. Avrà visto tre uomini in una gamba, no? Ti ricordi? Ringhio! Ecco. Bravo il deficientone, complimenti. Lo regalava a una persona, a un bambino. Ma era meglio che... Cioè, non ve lo prendete il cane, se poi non li potete tenere, i cani, non ve li prendete. Io odio quando dicono, prendo un cane per far giocare il bambino. Il cane è un essere vivente, molto più intelligente di te che lo leghi alla macchina e te lo trascini. Il cane di Berlusconi, come si chiama quello lì? Fifi. Quello, mo, risponde pure al telefono. Dudu. Risponde pure al telefono. Risponde pure al telefono. Andrà ai servizi sociali. Vabbè, lasciamo perdere. Basta, mi sono scocciato. Ecco qua. L'articolo di Stefania Labella. Il nome del figlio. La madre ricorda Andrea Pazienza. Vabbè, significa che la mamma ricorda suo figlio. Giuliana Di Cretico a Foggia alla cerimonia di intitolazione del palazzetto dell'arte. Però c'era da dire una cosa. Non c'è qui. La cosa più bella è stata che l'inaugurazione del palazzetto dell'arte Andrea Pazienza sia stata fatta con delle locandine. Su queste locandine c'erano i disegni di Milo Manara. Cioè, ma mettete un disegno di Andrea Pazienza, vabbè, lasciamo perdere. Piccole foggianità crescono. Oggi ce l'ho parecchio. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, andiamo a vedere. Ah, voi le ciliegie. Ciliegie, un calvario, spaccate dall'acqua anche quest'anno. In Puglia ha perso il 70% delle varietà. Bigarrò si teme per la ferrovia. Ricordiamo che
le ciliegie ferrovia sono una delle qualità migliori, più pregiate pugliesi, soprattutto nella zona di Turi e di Conversano, no? Di Turi e di Conversano. Anche quest'anno hanno avuto grosse difficoltà. Oh, poi andiamo a vedere, ecco qua. Ora c'è una sorta di messaggio virale, quello di comprate il Bari, questo è Rocco Siffredi, ma ci sono vari personaggi che adesso chiedono di acquistare la società biancorossa. Bari, la città, è nel pallone, in mille anche alla stazione. Alberti e Zavettieri, increduli per l'accoglienza, un'emozione unica e in bocca al lupo. Anche alla Bari, alla Bari. E volevo salutare la famiglia Galano, che ha dato i natali a Cristian Galano, attaccante del Bari. Ah, attaccante del Bari. Che sta facendo veramente impazzire Bari. Di dov'è Foggiano? Foggiano Doc. Beh, questa è una bella soddisfazione. I foggiani sono... Poi c'è una canzone. Si ora distinguono. Ah, oggi ha la canzone il nostro Tony. Ritorniamo. Vai. L'album sempre, quello là, Fissione Abusiva. Fissione Abusiva. Sì. Come si chiama? Questa si chiama Cosa succede a Foggia. Eccola, la sento molto Vasco Rossi. Sì, tu sei un po' il Vasco Rossi di Capitanata, no? Sì. Vai. Infatti Vasco Rossi è fatto da solo. Ecco. No. Vai. Cosa succede a Foggia? Conta sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro che chiacchiere. Cosa succede a Foggia? C'è qualcosa che non va. Bomba lì, pizzo là, c'è infiltrazione. Palazzi lì, cantieri là, c'è speculazione. Candidato certo, perché no? Perché non dovrei esserlo. Quando mi trovo indagato, con chi potrei condividerlo? Cloroformizziamolo! Continua. Cosa succede a Foggia? C'è qualcosa che non va. Siamo noi i candidati, promesse lì, siamo i più attaccati. Il finale, sindaco certo, perché no? Perché non dovrei esserlo. Quando mi trovo attaccato, sono io mica te o no? Cosa succede? Non succede nulla, disoccupazione sì, basta una bustarella, non c'è più collaborazione, bomba lì, pizzo là, è un'intimidazione. Grazie. Di Beppe Vessicchio, Rocco Siffredi. Però questa volta il testo era carino. Era carino, sì. Perché forse chi te l'ha scritto? Il suore Maria Regina? No, me l'ha scritto. No. Me l'ha scritto l'Associazione Libera. La dedichiamo all'Associazione Libera. E salutiamo l'Associazione Libera e Daniela Marcone. Che Bazzi batte contro il pizzo, la mafie, criminalità, ecco. Quindi la politica sporca. Anche tu fai parte dell'Associazione Libera? No, però è un'associazione che tu sostieni moralmente. Moralmente la sostieni. Ha ragione. Scusa Antonella, stai qua tu, non ti muovere. Sì. Antonella, com'è stata questa canzone del Vasco Rossi di Capitanata? Cioè, ti ha conquistato con questa canzone? Perché sai, lui è un amante dei diritti umani. Ogni giorno mi conquista sempre di più. Sì? È per questo che hai questa espressione, diciamo, così triste? No. È che mi fa venire sonno. Ah, ecco, ma non si dice così alla persona, dai, non è a te, non è a te. Vabbè, cioè, anche Alfredo vuole dire la sua. Dimmi. C'è una bustina di Audi, mi ha fatto venire dolore di testa. Sì, ci vorrebbe una bustina di Audi, hai ragione, lo so. Vabbè. No, è stato bravo, questa Vabbè. Volta Tony ha centrato il bersaglio con la sua canzone Vasco Rossiana. Sì, ricordiamo, voi non l'avete sentito, ma c'era Maurizio Solieri che suonava la chitarra, sì, vabbè. La Bonanima. Sì, la Bonanima, e per forza, cioè con te può suonare uno vivo. No, è vivo ancora Maurizio. No, era Andrea Braido che è morto. No, il chitarrista di Vasco Rossi, uno è morto. Andrea Braido, che cantava la canzone. Ma poi era morto Massimo Riva. Massimo Riva, vabbè. Cantante che fece la canzone... Alzati la gonna, fammi fantastico, diciamo che è stata la sua canzone, non lo ricordiamo per quella canzone, ti prego. Lasciamo perdere. Allora, andiamo a vedere ancora la nostra gazzetta. Salutiamo. Tu cercavi Marianna un'altra volta. Ciao Marianna, l'amica di Floriano.
Ciao, buongiorno. Questo è tutto quello che volevi fare l'altra volta. Sta lavorando, che poi. Sta lavorando. Dai una mano, vedi che deve. Dai una mano, aiuta Mariano. Dai una mano, guardate quanto è servizievole il nostro Tony. Ecco, subito Alfredo alla supremazia su Marianne. Alfredo, diciamo, è un po' il maschio alfa di questo gruppo, giustamente. Allora, la nostra puntata con la canzone di Tony termina. Ma che sfortuna, ma ce ne sarà qualche altra? Sì, c'è un'altra. C'è una che è di Gigi D'Alessio. Ecco, sempre proprio il massimo. Quella puoi evitare. Cambiamo cantante. Sì, non potresti fare una canzone dei Led Zeppelin? No, con l'inglese non lo mastico. No, tu la fai in italiano. Ah, in italiano, vabbè. Va bene? Oppure, vabbè, che ne so, dei Police. Qualcuna di Neck? No, Police di Neck. Non ti preoccupare, stai qua. Lui rimarrà qui, voi avrete la sua immagine per tutta la giornata impressa sui vostri teleschermi. Noi vi salutiamo, ovviamente appuntamento a domani, sempre dopo il telegiornale di Teledauna. Salutiamo tutti quanti, per piacere, politici. Basta a dire stronzate, basta. Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto Deliziosa. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina, un piccolo passo nella cucina vegana. Salute, consigli utili per combattere la cellulite. Tempo libero, pronta la nuova edizione di Bim Bim Bici. Lifestyle, quali sono i calciatori più belli secondo le brasiliane? Spazio motori, consigli utili per la vostra auto e i più gossip, news, attualità
eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia e non solo, programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine.